anche se vi sono coloro che fanno appello ad una riconciliazione, ad una prospettiva di nuovo dialogo, la vedo difficile. Ma anche perché sostanzialmente quello che è accaduto nello Yemen mi sembra un salto in avanti molto grave verso l'inasprimento e quindi verso la perdita da parte dell'Iran di quella visione tradizionalmente pragmatista che l'aveva caratterizzato. È chiaro che se l'Iran spinge gli sciiti Houthi nello Yemen, in fondo, come voi ben spiegate, spinge delle fazioni che non hanno niente a che vedere con gli sciiti iraniani, li spinge soltanto per sperare che l'Arabia Saudita si concentri di più sulla guerra in Yemen e perda un po' d'occhio la posizione geostrategica che occupa in Siria, dove Arabia Saudita e Iran si combattono per interposta persona o per interposti gruppi.